siamo dati Gesù e Maria, stiamo celebrando la messa festiva, la tredicesima domenica del tempo ordinario, la cui liturgia ruota intorno a due tematiche principali che con l'aiuto del Signore vorrei approfondire nelle due omelie che a Dio piacendo terrò. La prima, che poi vedremo questa sera, è l'amore profondo che il Signore chiede nei suoi confronti e che richiede il primo posto assoluto. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. E vedremo, spero anche con qualche riferimento alla seconda lettura, perché Gesù dice questa cosa e anche perché per noi molte volte è così difficile mettere Dio al primo posto. La seconda tematica, che piacendo approfondirò domani, è quella dell'uomo di Dio. Avete visto che nella prima lettura c'è Eliseo chiamato proprio uomo di Dio, addirittura un santo, e qua nella seconda parte del Vangelo che Gesù esorta di accogliere i discepoli e gli apostoli come se si stesse accogliendo lui. Chi accoglie voi, accoglie me. E quindi parleremo domani, Dio piacendo, di chi è l'uomo di Dio e di come l'uomo di Dio per il nostro bene va accolto. Partiamo dal Vangelo. Facciamo subito una domanda. A bruciapelo, abbiamo sentito come inizia il Vangelo. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Domanda. Io amo di più Gesù o mio padre e mia madre? Gesù dice, se ami tuo padre e tua madre più di me, non sei degno di me. Lo dice lui, l'ho detto io. Ancora, questo è più difficile ancora. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi di voi ha un figlio o una figlia? A Napoli sapete come dicono, no? O figlio, è una piazza e ora. Ok. Chi è che ama Gesù più del figlio della figlia? Dice, chi ama il figlio della figlia più di me non è degno di me. E poi, chi non prende la sua croce, non mi segue, non è degno di me. Ma perché bisogna prendere la croce quando appresso a Gesù? No, appresso a Gesù è una cosa brutta. Bisogna soffrire. Insomma. Facciamo un piccolo arcord, un passetto indietro. Chi di voi è venuto a messa, c'era tanta gente, il 22 di maggio, e conosce un po' Santa Rita, ci sta una bella cappellina, quello di Santa Rita, saprà che per esempio, secondo voi, Santa Rita, se lo poteva fare questo Vangelo, Santa Rita se lo poteva fare questo Vangelo, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sapete che ha fatto Santa Rita, no? Santa Rita, dopo che gli hanno ammazzato il marito, gli hanno ammazzato, gli hanno trovato una pozza di sangue sulla soglia di casa. I figli volevano vendicare il padre, erano giovani, stavano nel medioevo, sangue chiama sangue, adesso chi abbiamo chi ha ammazzato nostro padre e gli facciamo la festa, normale, d'accordo? Noi diciamo, c'ha ragione, fallo bene. Che ha detto Santa Rita? Volevano i figli suoi, gli unici due che aveva. Sapete che ha detto, Signore mio, piuttosto che si macchino di un tale peccato mortale, prenditeli, toglimeli. E secondo voi il nostro Signore che ha fatto? Ha ascoltato quella preghiera. Stavano tornando a casa, è venuto un bel temporale, un bel fulmine, e acchiappati a tutti e due, sono morti tutti e due. Noi saremmo capaci di fare una preghiera di questo genere. Allora, perché Gesù dice questo? Capite? Dobbiamo capire, è appena finito il mese di giugno, il mese del Sacro Cuore. Gesù dice questo, state attenti, perché ci vuole togliere qualcosa, ci vuole complicare la vita. Ma io sto tanto bene con mia figlia e con mia figlia, ma perché mi metti in mezzo alla difficoltà? Oppure ci vuole farti capire qualche altra cosa? Io dico sempre anche ai ragazzi, no? Dico ai ragazzi, oppure grandi, ragazzi, dobbiamo fare mente locale su un punto fondamentale. Secondo te la religione serve a complicarti la vita o a renderla più bella? Gesù Cristo è venuto sulla terra a complicarci la vita o a rendercela più bella? Questa è la domanda di fondo, cioè noi oggi qui siamo venuti a messa, no? Dio non deve dire che siamo venuti a messa. Ma io sono venuto a messa per far favore al Padre Eterno o sono venuto a messa per far favore a me? Cioè la messa Gesù l'ha istituita perché dopo devi piatti quel collo, devi venire a messa almeno la domenica, se no vai all'inferno. E Gesù cioè, va, perché peccato non fare quando è messa la domenica, questo non cambia. Quindi è istituita la messa per complicarti la vita, cioè già la vita è complicata, poi manca solo che devi pure andare a messa la domenica, se ce l'ha pure dicono che è pure peccato grave, oppure puoi farti il regalo. Capite? Me lo sentite dire infinite volte questa cosa qui, perché dalle risposte a queste domande dipende tutto.
Perché se Gesù è venuto a complicarmi la vita o a togliermi qualcosa, diventa tutto complicato. Se Gesù è venuto a regalarmi qualcosa, allora si tratta semplicemente di aprire il cuore e di capire che quello che a me mi sembra una privazione, in realtà è un dono. Quello che a me mi sembra, vediamo subito il senso della croce, una croce, è una grazia. Capito? Allora, Gesù chiaramente dice queste cose per il nostro bene, perché se tu metti Gesù al primo posto, sei attaccato a lui più di tutti, non solo che tutto questo non toglie niente all'amore che c'è verso tuo figlio e verso tuo padre e verso il resto, ma te lo fa amare in maniera perfetta, capite? Perché l'ordine esige che ci sia una scala gerarchica, capito? Certo, tuo padre e tua madre ti hanno dato la vita biologica, certamente, per cui da grado noi dobbiamo avere il padre e la madre, è finita, e oggi questo è un discorso che sta abbastanza in crisi, tra giovani e meno giovani. Io dicevo ai ragazzi di Bongo, dico, oh, guarda che a quel paese i genitori oggi non se mandano, manco col pensiero. Ogni tanto mi viene a dire, mi sono trattenuto, ma col pensiero, dicono, manco col pensiero, perché tuo padre e tua madre ti hanno dato la vita biologica, capite? Fossero pure i primi criminali di questo mondo, quello che ti hanno donato tu non te lo puoi rendere in cambio, capite? Io non posso rendere a mia madre e mio padre con un'anima in cambio la vita che mi hanno dato. Posso rendergli servizi, posso aiutare a dare i soldi se stanno male, posso non mandare in ospizio quando sono vecchio e cogliere dentro casa, ma la vita che mi hanno dato non me la posso restituire. Quindi per questo io sono sempre obbligato a un loro confronto. Attenzione però, che papà e mamma mi hanno dato la vita, perché il nostro Signore ha creato la mia anima, che è entrata dentro quel corpicino concepito dai miei genitori, ma io non sono semplicemente il frutto di papà e mamma, la mia anima mi era data Dio. Io sono suo, vengo da Lui, e a Lui ritorno. Già diverse volte ho avuto modo di dire, è meglio dire in contesto diverso da funerali, perché poi se funerale qualcuno scrive qualcosa di diverso soffrende. Secondo voi qual è la scritta migliore da fare quando uno muore? Sull'epigrafe: è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari? Sì, è carina, d'accordo, è vero, una persona defunta viene a mancare all'affetto dei suoi cari. Si è spento, è scomparso, brutte cose, si è spento, è scomparso, dice, mamma mia, addio, ce lo siamo giocato per sempre. Ma no, io per i miei genitori confesso ed esorto sempre tutto. Oggi Rossana Cicciarelli, mia madre, ha reso l'anima a Dio, cioè quell'anima che Dio ha creato e ha vissuto sulla terra, nella sua volontà si spera, per compiere una decisione, torna al Signore, la sua e dice, oh, che hai fatto sul pianeta terra? Hai fatto quello che volevo, hai realizzato il progetto che Dio ti ha mandato e ti ho pensato. Questo è. Quindi Dio viene prima anche degli affetti più cari, se noi ci pensiamo, e quindi di avere il primato. Ah, secondo voi, mi dovresti dire, ma secondo voi amare Dio, cioè dovete pensare, è una cosa bella o una cosa brutta? Oh, non è discutibile, è una cosa bella, sei sicuro? Cioè per te è una cosa bella? Lo fai come cosa bella? Facciamo un esempio, no? Dire un bel rosario, è una cosa bella o una cosa brutta? Ah, diciamo la verità però, quindi è bella spiritualmente, ma a volte confessiamo, è un pochino pesante, perché 50 Ave Maria, cose sono cascati prima, questo di pastorelli di Fatima, i pastorelli di Fatima sono diventati santi dopo. La prima volta vedevano la Madonna, lo sapete come diceva Rosario? Facevano così, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Dicevano, tanto con l'Ave Maria facciamo uno scontro di tutta, capito? Perché di loco dicevano, ci vuole molto meno tempo, invece una dice tutta quanta, ci vuole un pochino di tempo. E come mai? Che la preghiera dovrebbe essere la cosa più bella del mondo, cioè ordinariamente c'è un pochino pesante, no? No? La gente è stata andata a confessare, ma generalmente in altre confessioni, che penitenza dice? Vede? Come penitenza dice 10 da 3 Ave Maria, 10 Ave Maria, un rosario, d'accordo? Una preghiera, dice, una volta un bambino era a Dio, dice, allora, ma scusa, ma la preghiera non è un piacere. E allora perché parlate con la penitenza? Dico, bella domanda, ti dico, tu quando preghi sei sempre tutto contento, le fai tutti i giorni le preghiere del mattino e della sera? Tutti i giorni no, allora se fosse un piacere, no. Giochi tutti i giorni al computer? Sì. Perché non preghi tutti i giorni? Se è così, un così grande piacere, prega tutti i giorni, no? Cioè noi avvertiamo, e come mai però è così? Ecco perché la croce, e concludiamo anche questa nostra prima meditazione. Perché la croce?
Perché Gesù dice chi non prende la sua croce non mi segue non è degno di me? Che Gesù è contento quando noi soffriamo? Poi sono portato da sta bella croce perché devi soffrire. È così? È così secondo voi? No, non è così. Perché Gesù, se potesse, adesso vediamo il senso, ci avrebbe sempre stato bene, tranquilli, sereni stessi. C'è un problema, il problema che accenna San Paolo nella seconda lettura. San Paolo dice nella seconda lettura che noi siamo stati battezzati in Cristo nella sua morte. Cioè, perché noi ricevessimo il sacramento del battesimo, Gesù Cristo è morto in croce. Accidicchia. Una cosa grossa, cioè vuol dire che se Gesù non fosse morto in croce non avremmo ricevuto il sacramento del battesimo. Come mai? Gesù è morto in croce per una cosa molto molto semplice: a causa del peccato originale e di tutti quanti i peccati attuali, cioè quelli personali che noi abbiamo fatto. Allora, sapete che cosa fa il peccato? Vi venga un pochino, voi sapete che noi cristiani non odiamo nessuno. L'odio per noi è una parola che non esiste, tranne in due eccezioni. Chi ne sa? Si odia il peccato con tutte le forze e sbodia pure il demonio. Quello si può odiare. Al demonio pure di forza non ha tra l'inferno, d'accordo? Che là sta bene. Basta. Gli esseri umani non si odiano, d'accordo? Perché fino a quando stanno in questo mondo, se Dio li aiuta, potrebbero convertirsi a diventare buoni. Capito? Le anime sono tutte tanta male del nostro Signore. Allora, che cosa è successo con il peccato dell'uomo? Una cosa bruttissima. Bruttissima. Sapete che è successo? Che nel mio cuore, avendo aderito al male, perché questo è il peccato, sapete che succede? Dio, dalla cosa più bella che esiste, Dio è rimasto così. Papa Francesco sta cercando di far capire in tutti i modi possibili, ma non è solo. Se voi leggete le vite dei santi e i più grandi testimoni della fede, il rapporto che hanno avuto con Gesù, un rapporto d'amore profondissimo, intensissimo, mi ho appena concluso il mese di giugno, cioè la grammatica di Gesù è semplicemente l'amore. Non è un incubo che ti deve far soffrire, no! Allora che succede? Che la croce compare perché? Perché dopo che è arrivato il peccato, noi, pazzi, questo è un effetto del peccato però, concepiamo Dio come nemico, stravolgiamo, pensiamo che il male sia bene e il bene sia male, quindi si determina questa inversione nel nostro cuore che per toglierla, hai visto quando si incrosta una patente, qualcosa che si fa, una cosa, devi avere una spugna ruvida, metterci l'acido muriatico, devi fargli una cosa così, se non è tutta incrostata, devi fare così, altrimenti non ritorna a quello che era. Allora, nella vita cristiana, la sofferenza, e anche la questione, non è, Dio ti vuole far soffrire, no, capite? È come se noi ci avessimo un tumore, e io ho conosciuto tutti quanti, sanno, il mio migliore amico è morto di tumore, no? Quando i genitori sono accorti che Francesco c'era il tumore, che hanno fatto? Hanno portato all'ospedale. E che ha fatto all'ospedale? Francesco ha sofferto tantissimo, quando manco guarito. Secondo voi, quei genitori, che dovevano fare? Dovevano dire, ce lo porta all'ospedale, speriamo che guarisce, facciamo la novena a Santa Rita. Oppure portarlo all'ospedale, dice, ma soffre all'ospedale, e lo so, soffre. Secondo voi erano contenti i genitori di Francesco di averlo portato in ospedale a farlo soffrire? Sì o no? No, però per guarire dal tumore, perché c'era qualche speranza, la devi soffrire. Siete voi. È la stessa identica cosa che succede a noi. Quindi le croci, le sofferenze che il Signore permette nella nostra vita non sono perché ti deve far soffrire, come se lui fosse, se lui potesse ce ne manderebbe manco una. Manco una. Se l'uomo non avesse peccato, lo sapete voi questa qua. Guarda, questa non sono solo favole, avete creduto nella Chiesa Cattolica. Voi sapete che se noi non avessimo peccato, la sofferenza non esisterebbe. Non esisterebbe la morte. Non esisterebbe niente. Lo sapete? Gesù Cristo è morto in croce per prendere su di sé le conseguenze di quello che abbiamo fatto noi. Capite? Solo per questo. Ecco perché chi non prende la sua croce non è degno di me. Perché se tu non lasci che il Signore attraverso quelle piccole croci che ci manda nella vita ti scrosti un po' da questa montagna di male, tu starai sempre male. Perché noi non stiamo male perché Dio ci ha abbandonato, perché Dio non ci vuole bene, come dice chi farnetica e bestemmia. Dio ti abbandona, Dio non abbandona nessuno. Dio non abbandona manco il peggior criminale di questo mondo fino a quando è ancora in vita. Non lo fa. Non è lui che abbandona, siamo noi che abbandoniamo lui.
ma al contrario, capite? Ecco, scusate se mi sono dilungato su queste cose, ma questo è fondamentale, capite? Perché Dio ti manda la croce? Perché è cattivo per quello che soffri? E poi dice, oh, vedi sta croce, non me la tocca, quindi Dio non esiste, non vado più in chiesa. Dio mio, se Dio non te la tocca la croce, e lo ha fatto con grande dolore, perché vederti soffrire a Dio arreca dolore, come un padre o una madre che vedesse soffrire un figlio, anzi, molto di più. Però se sai che una sofferenza a te ti fa bene, Dio non te la toglie, capite? Noi non lo vediamo, ma Lui sì. Ecco dove entra la fede. È arrivata sta tegola, ho pregato al Signore che me la togliesse, non me la toglie, vuol dire che questo è bene per me. Ecco il salto della fede. E così si campa tranquilli. Ecco, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a entrare in questa logica, ecco, e in questa grande sapienza. Dio non chiede nulla per toglierti qualcosa. Quando Dio ti chiede qualcosa è sempre per darti una pienezza molto più grande di quello che sei. Questo vale dappertutto, così vale con i comandamenti, così vale con tutto. Chiediamo a Maria Santissima che, come dice San Paolo, preghi lo Spirito Santo che ci illumini con la sua sapienza, possiamo comprendere la profonda verità di queste cose e metterci bene nel nostro cuore il concetto che Dio è il nostro amico, è dalla nostra parte, e che se ascoltiamo Lui non gli facciamo un favore a noi stessi, e lo facciamo contento perché gli diamo la gioia di vederci contenti, perché di questo e soltanto di questo Dio gode, perché Lui vive solo e di nient'altro che di amore in sé e per le creature che Lui stesso ha creato. Siamo lodati Gesù e Maria. Buonasera.